Devo dire che mi ha colpito molto, mi è piaciuto molto il film. Ho voluto vederlo proprio stasera e commentarlo accanto. Ci sono alcuni aspetti che secondo me sono centrali con la riflessione postumanista, tenendo presente che il postumanismo non è il transumanismo, perché nel film si fa anche riferimento a questa idea transumanista del uscire dal corpo, di in qualche modo diventare delle entità virtuali. Allora, io ci sono alcuni punti che secondo me meritano la nostra attenzione. Il primo è l'idea, la messa in discussione è una visione cartesiana dell'avere un corpo. Qui parliamo dell'essere un corpo. Cosa significa essere un corpo? E quindi cosa significa avere una mente diffusa, un sentire diffuso, un'ontologia diffusa? Penso che questo sia l'aspetto, uno degli aspetti più importanti. Noi in realtà sentiamo attraverso tutti i nostri organi, non solo attraverso la mente, quindi il nostro comportamento cambia a seconda di quello che mangiamo, a seconda della luce che arriva al nostro corpo, ai ritmi biologici, al sistema endocrino. Quindi noi siamo un corpo e effettivamente questo film ci mostra la corporeità, ci mette in primo piano questo concetto della corporeità, di un'ontologia diffusa, non di un'ontologia diciamo reclusa come può essere quella di Cartesio. Il secondo aspetto è per me ancora più interessante, è l'idea che ogni ente nell'esprimersi dice di sé, ma dice anche di me. Cioè, nel senso di parlare di una sorta di ontologia relazionale, cioè io prendo consapevolezza attraverso lo sguardo dell'altro, quindi non c'è solo il mio sguardo, ma c'è anche lo sguardo dell'altro che dà consapevolezza e dà sostanza a quello che io sono. E questo è importante dal mio punto di vista, perché noi abbiamo invece una tradizione di ontologia basata sulla solipsia, sulla riflessione, no? Sul concetto del soggetto che riflette con se stesso e quindi trasforma il mondo in uno specchio e si guarda e quindi dichiara la sua presenza nel momento in cui può pensare, sa pensare e sa vedersi. Qui invece abbiamo una presenza che non è una riflessione, ma è una congiunzione, è una vera e propria copula. E dal mio punto di vista nel film ci sono un'enorme quantità di copule, un'enorme quantità di convergenze. Cioè il film è tappezzato di momenti di contatto, no? E di emergenza attraverso il contatto, e di emergenza attraverso lo svanire dell'altro. E in questo senso il punto fondamentale è che ogni ente che si esprime non è più solo un fenomeno, ma è diventato un'epifania. Cioè l'ente che si esprime non sta semplicemente manifestando se stesso, ma sta anche annunciando qualche cosa, sta dicendo di qualche cosa. È questa mente diffusa che quindi circola, questo non particolato, ma questo flusso, come se la vita fosse una sorta di onda che ogni tanto si presenta in maniera corpuscolare, ma che più delle volte ha una dimensione a flusso, secondo me è, non so dire, io non lo definirei animismo, e non lo definirei neanche panteismo, direi una sorta di panismo, cioè di presenza diffusa, di sentire diffuso. E allora ecco che anche l'essere umano è tutto ciò che noi normalmente attribuiamo all'essere umano, come la tecnologia, come la scrittura, il linguaggio, la danza. Cioè se ci pensiamo, quella rituale delle alci che si scontrano è una danza, è assolutamente una danza e non può che parlarci della tendenza dell'essere umano a imitare, a costruire coreograficamente questa danza. E nello stesso tempo
Gli uccelli non ci hanno insegnato che si può, che, non ci hanno insegnato come volare, ci hanno insegnato che si può volare. Cioè ci hanno aperto una dimensione esistenziale, cioè quindi osservare gli uccelli non è più osservare un fenomeno che, a cui possiamo attribuire delle caratteristiche estetiche, belle, è bello, è brutto, è piacevole, è sublime, è qualcosa di più, perché in quel preciso momento cambia la mia proiezione esistenziale, modifica profondamente la mia dimensione esistenziale. Cioè nel momento in cui incontro questa alterità, non sono più quello che ero prima. E quindi io mi trasformo continuamente, sono entità metamorfica nel rapporto col mondo vivente. Essere animale, diventare animale, ma essere animale. E noi siamo abituati a pensare all'animalità come un termine controlaterale all'essere umano, cioè l'animale è ciò che non è umano. Continuiamo a dire l'uomo deriva dagli animali, si è emancipato dagli animali, ma in realtà l'essere umano non è altro che una declinazione dell'essere animale. E quindi la convergenza è una consustanzialità che si presenta in declinazioni diverse, ma che ha una consustanzialità. E in questa consustanzialità io vedo il film, questa ammissione, questa consapevolezza di consustanzialità che diventa poetica. Tutti i fenomeni naturali assumono l'aspetto di epidermidi, di pelle, cioè da un punto di vista sia sonoro che visivo. Sembrano organi sensoriali, sembra l'acqua che cade, l'acqua che scorre, la cute di quel bisonte, gli alberi che scorrono, diventano un grande paesaggio epidermico, una sorta di somato landscape che avvolge tutto. E quindi veramente mi è piaciuto tantissimo questo Volevo dirvi, per fortuna ci sono state tante richieste di spettatori per stasera, quindi abbiamo inserito una nuova proiezione alle 10, quindi abbiamo tempo fino alle 10 circa per parlare. Adesso chiedo a Peter Mettler subito una replica, una considerazione a caldo, poi se ci sono degli interventi da parte vostra, fate segno, sono 4 giorni che siamo in viaggio tra Gorizia, Nova Gorizia, oggi Udine, siamo a metà del viaggio del 1° maggio in Avvisore e tutte le volte c'erano sempre domande che magari sono rimaste anche insoddisfatte perché gli spettatori avevano sempre voglia di fare domande, i film di Peter hanno sempre suscitato tanti stimoli, tanti interrogativi, quindi vi prego di intervenire. E quindi adesso passerei la parola a Peter per. Well, thank you for that philosopher's speech. That was very. I can't speak like you. That's why I'm in films. I mean, you said many, many things that, in one way or another, we thought of. Obviously, the three of us. It's a film made by three people. We were. Emma Davey, the co-director, and myself, our main ambition, I think, was to take some of the ideas, which are very word-oriented from David, and create an experience of those ideas by using, tactile, sensuous tools of cinema. Seeing and hearing. so the big challenge was to create an experience that is actually like being in a forest, that's addressing how we look at the forest, how we think about the forest, but obviously embracing the paradox that you're sitting in a movie theater. And this is. I think that the paradox is in the center of the film. Also, when Emma asks at the very beginning, what is this thing we call nature?
And why do we call that world out there, that organic world, something different than ourselves? And I think what David is underlining is that the alphabet, the written word, has helped to distance ourselves from that reality, because we're processing it through our minds. And I think what Emma and I were adding to that was the technology, was how the technology becomes an interface with experience, with reality. Sorry. Dunque, grazie per le sue parole. Io non riesco a esprimermi come lei, e per questo dirigo i film. E diciamo che lei ha parlato di molte delle cose di cui abbiamo pensato noi tre, io, la coregista Emma David, Emma il filosofo. E diciamo che l'ambizione era prendere queste idee di David ed esprimerle in modo che attraverso i sensi del cinema, gli strumenti visuali, uditivi del cinema. E quindi la sfida era far sperimentare al pubblico cos'era veramente essere in una foresta, pur all'interno del paradosso che voi siete di fatto all'interno di un cinema. E quindi questo paradosso io credo che sia centrale all'interno del film, ed è evidente all'inizio del film, quando Emma dice cos'è la natura e perché noi diciamo che la natura è diversa da noi. Ecco, David dice anche che l'alfabeto, la scrittura, ci ha permesso di distanziarci dalla natura, perché si tratta di un processo che lavoriamo mentalmente. Ed Emma aggiunge che di fatto è la tecnologia che funziona oggi come un'interfaccia ulteriore che ci mette tra noi e la natura interposta. Ci sono degli interventi? Io volevo ritornare al filosofo, visto che c'è anche l'aspetto della tecnologia. Adesso accennava il fatto che siamo stati qui a vedere la natura sullo schermo, e nel film si parla della tecnologia e anche di come ci portiamo la tecnologia quando andiamo nella natura. Uno dei temi che c'è nel film sono i turisti nel turismo dentro il parco, queste persone che con queste macchine enormi vanno nel parco a vedere da vicino gli alci, i bisonti, i fiumi, le foreste. E però portarci questa tecnologia come il, non so, lo smartphone, la macchina fotografica, la videocamera, o andare in auto fino al limite dove si può arrivare con l'auto, altera il nostro rapporto con la natura. E quindi volevo sentire una riflessione su questo. Beh sì, io penso che per tanti versi il nostro rapporto con la tecnologia assomiglia un po' a un bambino che viene portato in un Luna Park, che quindi si trova di fronte a un caleidoscopio di luci, un caleidoscopio di immagini che in qualche modo lo ipnotizzano e lo allontanano da tutto ciò che è un rapporto con il mondo esterno. Penso che effettivamente la nostra storia sia stata una storia di ulteriori passi di chiusura in noi stessi. E questo si vede chiaramente di fronte a quello che è oggi il più grande problema che abbiamo davanti a noi, la distruzione di questo pianeta. Una distruzione che dovrebbe campeggiare in tutte le pagine dei giornali, dovrebbe essere la prima pagina di tutti i giornali, dovrebbe essere il titolo di testa di tutti i telegiornali, dovrebbe essere il primo punto dell'agenda politica di qualunque governo. E invece siamo chiusi dentro i nostri cellulari, siamo chiusi dentro questa idea in fondo di riuscire a chiuderci dentro una scatola magica e rimanere imprigionati lì. Penso che sia il grosso problema siano tutte quelle ideologie e tutte quelle comunque culture che in qualche modo assecondano questo. Io non saprei dire, ma penso che avremo bisogno di una nuova cultura, di un grande passo, una grande trasformazione culturale, perché
quello che vedo è che invece non solo il capitalismo, anche ovviamente il capitale comune, ma tanti, tanti aspetti culturali ci mantengono dentro questa idea di specchio, questo antropocentrismo, che non ci permette assolutamente di mettere in discussione quello che ci sta capitando. Quindi se nel 400 l'umanesimo è stata una grande conquista e quindi la visione dell'uomo al centro in quel momento è stata una grande conquista, oggi dal mio punto di vista ancor più che la tecnologia in sé è l'antropocentrismo il grande nemico dell'essere umano, non solo del pianeta ma proprio dell'essere umano, e l'antropocentrismo è quello che ci fa guardare la tecnologia non come un ausilio per aumentare il nostro rapporto col mondo, ma come un'interfaccia che ci allontana dal mondo. Domande? Ha parlato della chiusura. I have a question. Yeah, una domanda. So there's this paradox that we live in now. You know, we can't go back. And I find I have this question throughout my filmmaking, throughout my creative work. Is it, you know, can you really use technology? This is a question to you about your opinion. Dunque, quindi parliamo di questo paradosso, non si può tornare indietro. Quindi è una domanda che mi sono posto spesso nella mia attività di filmografo, e la domanda è: si può usare la tecnologia in questo senso? Dal mio punto di vista sì, dal mio punto di vista il problema non è nella tecnologia, ma nel nostro modo di vedere la tecnologia, è il nostro modo non di usarla, ma è proprio di vedere la tecnologia. Noi abbiamo una visione della tecnologia come che è la stessa identica di quella che aveva Pico della Mirandola o Marsilio Ficino, o insomma è ancora una visione umanista della tecnologia. E questa visione inevitabilmente trasforma la tecnologia in una sorta di potenziatore e di specchio di quelle che sono le nostre istanze, non una tecnologia che ci aiuti ad avvicinarci ancora di più al mondo vivente. Perché non penso che in sé la rivoluzione scientifica sia qualcosa di problematico, non è assolutamente... È la visione antropocentrica della tecnoscienza che crea il problema. So you think cinema, for example, has the potential, even though it's distancing us from nature, it also has the potential to integrate us into nature, natural life forces. È quello che hai fatto. Quindi la domanda è se, insomma, il cinema può, anche se ci distanzia dalla natura, integrarci, avvicinarci al tempo stesso, adesso. Sì, questo ci dice. Yeah, once. Una volta. So, would you agree, because myself, also Emma, for some years now, have used this expression that what we're looking at in our filmmaking is a crisis of perception. Quindi, sei d'accordo con questa definizione? Io ed Emma abbiamo cercato da un po' di tempo nella nostra attività, usiamo l'espressione la crisi della percezione. Sì, penso che sia proprio così. Cioè, penso che abbiamo bisogno di una percezione, di una trasformazione della percezione e quindi di un passaggio, di una crisi, di un momento di trasformazione. Cioè di rendere la percezione da qualcosa di cristallizzato a qualcosa di fluido. Cioè abbiamo bisogno di una nuova fluidificazione della percezione. And what do you think can help shift perception? E cosa ci può aiutare? Ma secondo me ci può aiutare molto, per esempio, l'osservazione della natura. E un'osservazione prolungata, un'osservazione paziente, il non cercare, il cercare più la traccia dell'animale che l'animale in sé,
ascoltare i rumori della natura, i suoni della natura, senza voler cercarne necessariamente l'origine, ma come se fosse un corale che proviene da tutta la natura, e allora la nostra percezione non sarà più una percezione particolata della natura, ma sarà una percezione globale della natura. Anch'io stavo pensando alla percezione, prima hai parlato del chiudersi, mentre l'altra sera parlavo con un amico che stasera non è più, che tutto il cinema di Mettler è sull'aprirsi, è un continuo aprire delle cose, è un continuo per cercare di percepire e di far percepire, e infatti c'è questo lavoro sul sonoro che è così coinvolgente, e credo che soltanto i registi che sono anche musicisti sappiano fare questo lavoro sul sonoro, abbiano questo concetto del sonoro che diventa una percezione. E io stavo, cioè, parlando di percezione, a me veniva in mente quei versi famosi di William Blake, e non a caso ci ha fatto un film Jim Jarmusch, che non so, non abbiamo parlato con Mettler, però a me sembra uno dei registi che, pur in generi completamente diversi, è uno dei registi con cui ha più sintonia, più vicinanza. Il film è Dead Man. Sì, mi è piaciuto moltissimo. Io ho notato anche un'altra cosa. Ho notato che in tanti momenti si faceva uso della sospensione, cioè come se tutto quello che stesse accadendo fosse sospeso in un momento senza tempo, cioè che fosse una sospensione. E in questo devo dire che magari può sembrare strano, ma mi ha ricordato tantissimo certi film di Fellini. I mean, time is so interesting in a film, that's one of the great things we get to play with, you know, suspense. And I mean, we start this film in a very aggressive way, in a way, because nothing's happening. You go directly into a kind of animal time, and like you said, you observe. And we're not, as authors, we're not influencing the situation very much. We're just letting these two moose wander around and take a pee, you know, and that, I think, sets the tone also for the rest of the film. Sì, il tempo è un elemento fondamentale e noi possiamo giocare con questa sospensione. E il film inizia proprio in un modo piuttosto aggressivo, perché non succede niente. È il tempo dell'animale e noi ci limitiamo ad osservarlo. Gli autori, i direttori fanno poco o niente, di fatto si limitano a riprendere questi due animali che si limitano a brucare, a fare pipì, e noi stiamo lì ad osservare. E questa è un po' la cifra dell'intero film. I mean, I think something you were saying made me think of the notion of empathy also, going back to Crisis of Perception. And I like how David talks about reciprocity, you know, that when you look at the tree is looking at you, you know, whether you interpret that to be, you know, directly literal or as he describes it, there is a truth in the reciprocity of what's happening there. And I like to call it empathy. You know, that's a good way to look at things, one of the ingredients to look and understand how you're a part of what you're looking at. Sì, quello che hai detto mi ha fatto pensare anche al concetto di empatia, e collegato alla crisi della percezione. E io apprezzo molto le parole di David quando parla della reciprocità, del fatto che quando noi guardiamo, tocchiamo un albero, lui ci guarda e si tocca a sua volta. Ora, che noi interpretiamo queste parole in modo letterale o meno, c'è comunque del vero in questa reciprocità. E io la definisco empatia, ed è un buon modo, secondo me, di osservare e comprendere quello che ci circonda. C'è tempo per una... Eccola lì. Una domanda semplicissima, in realtà è per tutti e due.
no, è per tutti e due rispetto alla crisi della percezione. Il fatto che noi, da una parte, sia necessario per lui che fa i film avere la tecnologia per mostrarci poi la natura, ma il fatto che noi non vediamo la tecnologia, che ci è invisibile, è un problema in questa cosa della crisi della percezione. I'm not sure what you mean. You don't see the technology. I don't see the machine. I see the film. I see the nature through your machine, but I don't see the machine. No, because you are good, the director. I don't see the machine, but. But you saw us filming, yeah. Yeah, but in a way, I don't see this. I don't feel the machine. I feel the nature through the machine. Okay. So maybe in the crisis of perception, this could be a question or not. I think it is. I mean, I like to include. The act of making the film in the film, that you see somehow some self-reference to the object that is the film being made. So if you look at my other films, you know, right at a climax point of a passage in a film, suddenly you see me cleaning the lens. And I imagine I'm on the other side of the screen cleaning the lens, and you're on this side of the screen watching the lens be cleaned, watching the screen be cleaned. And to me, that's like reminding you, you're sitting in a movie theater. Even though you're being transported somewhere, this is a technology that's taking you there. In realtà io provo ad includere la tecnologia, faccio dei riferimenti al fatto che stiamo veramente facendo questo film. E questo succede in questo film, ma anche in altri. E capita, ad esempio, nel momento cruciale del film, che appaio io che pulisco la macchina da presa. E quindi questo è un riferimento al fatto che io sono là, al di là dello schermo, voi siete qua, nel cinema, e mi vedete pulire la lente, pulire lo schermo. E quindi voi, certo, siete trasportati in quello che io riprendo, ma siete comunque un cinema. Sì, io anch'io sono d'accordo su questo, cioè nel senso che comunque la tecnologia enfatizza alcune cose, quindi alcune percezioni vengono enfatizzate, quindi vengono anche trasformate. La tecnologia non è un potenziatore, la tecnologia è un virus, quindi non è un probiotico, non è uno yogurt, che aumenta le funzioni gastrointestinali, ma è un virus che entra dentro di noi e modifica la performatività. E quindi una tecnologia non potenzia una percezione, la modifica, e enfatizza alcune cose, modifica alcune cose, altre ce le preclude. Nella loro esperienza, mentre facevano il film, hanno avuto un'esperienza olfattiva che a noi è completamente preclusa. Hanno avuto un'esperienza tattile, non solo quando toccavano l'albero, ma anche il vento, quando li toccava, quando passava sui loro corpi, è una percezione che noi non avremo. La stessa percezione acustica sarà completamente differente, ma direi anche quella gustativa, perché noi che siamo in mezzo alla natura, anche se non mangiamo niente, ugualmente gustiamo, le nostre papille gustative sono attive e recepiscono molecole chimiche che arrivano attraverso il nostro respiro, attraverso la bocca. Quindi tutto questo noi non l'abbiamo. Quindi è chiaro che qualunque tecnologia non è assolutamente, non può essere un'altra o trasparente. Yes, I agree. But it's also fascinating that you can create with just image and sound in a room these profound experiences in someone, you know, because of course as in the real world and also if you're filming, you're exhausted, you're carrying all stuff, you're hungry, you know, all the things you talk about as well. But nonetheless, when you show a film in a room, there's some incredible phenomena that happens where a viewer is transported into a kind of experience that is still profound. It's, you know, that's interesting. C'è ancora qualcuno che vuole? Sì, sono d'accordo, è anche affascinante il fatto che però semplicemente con le immagini, con i suoni, possiamo produrre delle esperienze profonde nello spettatore. Quando noi siamo nel mondo, quando noi dirigiamo, possiamo essere esausti, possiamo avere fame, tutti questi problemi, tutte le cose di cui ha parlato il signor Marchesini, ma
Nel cinema avviene un fenomeno incredibile, lo spettatore può venire trasportato in queste esperienze profonde semplicemente con l'audio e il visuale. Mi interessava all'inizio, perché prima ha parlato di una dimensione che potremmo definire politica di questi temi che stiamo affrontando. Mi interesserebbe sapere se Mettler, diciamo, facendo questi film, si inserisce anche in un discorso politico o l'interesse magari di un altro politico, nel senso di cambiare le cose. No, absolutely. I mean, I think when I say crisis of perception, that's political. Quando parlo di crisi della percezione è una questione politica, sì, certo. And I have made other films that are directly, overtly around an issue, like the Alberta tar sands in Canada oil production. But that's rare. I'm more interested in the way that we see about perception itself and how that relates to the reasons we do the things we do. Sì, ci sono stati dei film che affrontavano direttamente un tema, ad esempio il tema in Canada dell'estrazione del petrolio. Ma questo è raro nella mia filmografia. Tendenzialmente sono più interessato al modo in cui osserviamo, al modo in cui percepiamo e al modo in cui interagiamo. Buonasera. Una domanda, le riprese aeree oggi costano poco grazie ai droni. Lei ha evitato di usarne. Penso che siano piuttosto arroganti, forse è una domanda anche per il filosofo. Che sia arrogante questo abuso di riprese aeree a basso costo, che comporta uno sguardo che in genere l'essere umano è precluso dalla vista, impedito. La domanda? Cosa pensa dell'abuso, del grande uso di droni per fare riprese aeree? Yeah, it's become a cinematic device, and it's kind of annoying, I agree. but at the same time, you know, I have to admit, I made an entire film from the air. It was actually the political film I just mentioned called Petropolis, which I think is showing here tomorrow. And the reason we went into the air was because we were not allowed to film on the ground. And the title of the film is Aerial Perspectives on the Alberta Tar Sands. And it's a little bit of a game with the word perspective, because one thing is true, when you go up in the air, you understand certain relationships of things that are on the ground. So I think it is a valuable perspective, and that film also makes reference to the first balloonists. And you know, before they put people in balloons, they put sheep and roosters and ducks, they put animals in the balloons to see if it would work. And then finally people went up and had this incredible perspective, this relationship to the ground below. So yes, it's a trendy thing now with drones, and I want to shoot them when I see them. But there is something about the perspective that it gives that I think is valuable. Sorry, that was really bad. No, it's fine. Sì, beh, io devo ammettere che, certo, è uno strumento fastidioso, però ho fatto un film interamente con una prospettiva dall'alto. Si trattava di Petropolis, il film a cui ho accennato prima, in cui abbiamo dovuto riprendere dall'alto perché non c'era concesso fare riprese sul terreno. E anche il titolo parla di prospettive aeree, ed è un gioco sulla parola prospettiva, perché abbiamo una prospettiva quando siamo a livello del terreno, ma in area si capisce una relazione diversa tra le cose sul sottosuolo, sul suolo. E quindi io credo che sia uno strumento valido. E nel film parliamo anche dei primi viaggi nel pallone. Ora, prima che gli animali salissero sui palloni aerostatici, si mettevano i polli, gli animali, e poi l'uomo finalmente salì
e poter godere di una prospettiva completamente diversa, una nuova relazione con la Terra, con quello che c'è sulla Terra. Ora, certo, è vero, si tratta di una moda, quella della ripresa con i droni, io vorrei sparare a tutti i droni che vedo, però trovo che ci sia un valore nella prospettiva aerea. Sì, questo film Petrò, quale spazio domani a San Pietro al Latisone alle 18? È un mediometraggio, dura circa 45 minuti, e davvero apre una prospettiva diversa la visione aerea. Non è un film con i droni, è un film di visioni di helicopter. Yes. Volevo appunto adesso chiudiamo, purtroppo mi spiace tantissimo, davvero non è retorica interrompere l'incontro, ma ci sono, c'è la preproduzione, e volevo chiedere appunto a Martesini una riflessione, una conclusione, e poi invece chiedo a Peter Meckler di restare, così saluta gli spettatori della prossima film, visto che poi non faremo un Q&A fino a quando. Sì, beh, secondo me uno degli aspetti che lega al film e lega anche a quest'ultima domanda è non è tanto il problema dei droni, quanto secondo me esiste un rapporto stretto tra i fenomeni e le epifanie. Cioè noi vogliamo cogliere troppo i fenomeni, noi vogliamo impadronirci dei fenomeni e quindi non siamo più in grado di aspettare, di attendere, di aprire le nostre soglie. E perdiamo quella sospensione, quindi secondo me il punto fondamentale è questa nostra mania di staccare gli eventi dal mondo e quindi di utilizzare tutte le tecnologie per poterle staccare, quando invece ovviamente il grande aspetto ispirativo e la grande relazione col mondo della natura si basa su un'epifania, non su un staccare i fenomeni, cioè sulla capacità dei fenomeni di direci qualcosa che va oltre il fenomeno stesso. E per questo è necessario lasciare che il tempo faccia il suo corso, aspettare. Per questo ho detto è meglio cogliere le tracce di un animale piuttosto che l'animale stesso, perché oggi abbiamo assolutamente bisogno di avere una maggiore capacità di fare silenzio. Questa nostra maniera di cogliere tutto, di prendere tutto, ci sta facendo diventare estremamente rumorosi. E quindi una educazione al silenzio, un'educazione alla sospensione, secondo me sta dentro questa crisi della percezione. Can I ask one question? Una domanda. Epiphany is one of my favorite words. And I'd like you to define epiphany. È una delle mie parole preferite, Epifania, vorrei che la definisse. Quando prima ho detto il volo degli uccelli è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di esteticamente bello o comunque anche sublime se vogliamo, cioè qualcosa che ci riempie dentro, però finché rimane un fenomeno è qualcosa di distaccato da noi, è disgiunto da noi. L'idea che l'uomo abbia imparato dagli uccelli a volare presuppone che l'uomo volesse già volare e che sia andato a osservare gli uccelli e ha detto, ah ecco, si fa così. Cioè che gli uccelli gli hanno semplicemente detto come fare. Dal mio punto di vista questo non coglie. Nel momento in cui un uomo osserva il volo degli uccelli ed è in grado di compiere quel processo di sospensione e quindi di non voler subito cogliere il fenomeno, ma di stare dentro al fenomeno, in quel preciso momento il volo degli uccelli gli dice un cosa, non più un come. Cioè gli apre una dimensione esistenziale possibile. Quindi il volo degli uccelli diventa una annunciazione, una rivelazione. Non è solo un qualcosa da osservare, ma è qualcosa da accogliere. Ecco, questa è l'epifania. Epifaino, sopra il fenomeno. Ringrazio veramente di cuore
Roberto Marchesini e Peter Mettler. È stata una serata davvero bellissima, molto stimolante. Anche